Ciao a tutti, qui è Leo, GameStar News, e con un po' di ritardo rispetto a quello che speravo, ma purtroppo il tempo è stato un po' quello che è stato. Ecco il nostro gameplay di Under Defeat HD Deluxe Edition. Qui avete visto l'unboxing giallo un po' di tempo fa. È un grande, grande gioco uscito nel 2005 su Dreamcast in Giappone, 2006. Su Dreamcast in Giappone, è stato editato quest'anno su PS3 e essendo un grande appassionato dei prodotti giapponesi non potevo non comprarlo. Ecco, questo è uno sparatutto arcade verticale, è veramente molto 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 bello e quindi io da grande appassionato del genere non potevo farlo mancare nella mia collezione. Come avete visto, sono andato a cambiare le opzioni perché quando accendete il gioco le impostazioni di base hanno un sistema di sparo che è veramente raccapricciante. E quindi vi consiglio di andare subito nelle opzioni e gestire lo sparo con l'analogico destro, perché sennò già il gioco non è facile subito. Anche se giocando devo dire che si migliora molto. Io ero molto arrugginito sul genere e infatti anche in questo gameplay vedrete che morirò a manetta, mentre adesso sono migliorato molto. Gioco a 3 livelli di difficoltà e già easy all'inizio lo trovavo molesto. Poi è ovvio che è una questione di abilità. Comunque, come potete vedere, partiamo con 2 crediti e 4 vite a credito. Però, man mano che morirete, e morirete molto spesso, ve lo garantisco, i crediti aumenteranno, quindi diciamo che all'inizio dovrete mandare giù un po' di bocconi amari, poi pian pianino, con calma, recupererete i vari crediti. Infatti sono morto come un pirla e dopo riuscirete ad andare avanti abbastanza tranquillamente. Poi man mano che giocherete saprete anche dove usciranno i nemici eccetera, quindi lo farete molto molto meglio. Un trucco davvero molto importante per sopravvivere in questo gioco è quando lo schermo si riempirà di proiettili, e succederà spesso, utilizzare una bomba, perché fa sparire tutti i proiettili dallo schermo e quindi vi salva la vita nei momenti più critici. Soprattutto con alcune boss fight andando avanti sarà davvero utile, quindi cercate di centellinarli. E un'altra cosa che io adesso non sto facendo, ma è molto importante. E tra le armi che potete trovare, io qui mi sembra di aver utilizzato il razzo, che come potete vedere si carica sopra i crediti. Allora, la più forte è il cannone. Questa è la bomba, intanto, che vi dicevo, nei momenti critici fa comodo. Dicevo, il cannone è il più potente che c'è, quindi vi consiglio intanto di tenere sempre quello equipaggiato. E poi, nei momenti in cui avete un attimo, smettete di sparare, fate ricaricare la barra e riutilizzatelo, perché è veramente forte, soprattutto quando ci sono molti nemici. È veramente importante, perché vi aiuterà tantissimo. Anche perché senza nulla togliere alle vostre skill di mira, questo gioco è abbastanza infame, quindi il supporto del cannone sarà molto utile. La mitragliatrice ovviamente fa schifo, il razzo è quello che fa più danno, però è un colpo singolo e ci mette molto a ricaricare, quindi io sono per il cannone, poi se preferite potete usare il razzo. Sicuramente non la mitragliatrice, che è veramente inutile. Qui è finito il primo stage del nuovo ordine, che è la modalità HD presente nel gioco, perché dovete sapere che all'interno, come avrete visto, c'è anche la modalità arcade, che propone la visualizzazione classica da sala giochi, quindi schermo piccolo e in verticale, mentre questo è un po' diverso, adattato all'HD. Il gioco è veramente, veramente molto, molto bello. Io mi ha infuocato davvero tanto. Poi, in verità, ho fatto un delirio. Ho comprato e sto facendo un delirio di giochi in questo periodo, quindi non ho molto tempo per giocare. Però devo dire che mi ha preso molto. Adesso stiamo facendo intanto. Vi stiamo preparando il walkthrough di Walking Dead che trovate già sul secondo canale. Anzi, andate a vederlo, che è divertente. Siamo io e Bindle che ci buttiamo sul gioco, che è veramente un capolavoro. E spero anche di riuscire a farvi un po' di gameplay di Shin No Kutomusu nei prossimi giorni. Adesso
vedo un po' cosa riesco a fare, perché sono veramente incasinato e ho molti impegni, come spesso dico, sono molto impegnato anche se non sembra, e quindi così. Io direi che tanto ormai il video si sta chiudendo, questa è proprio una cosa veloce per farvi vedere a voi com'è il prodotto, che vi consiglio veramente di acquistarlo se vi piace il genere, perché è un prodotto molto di nicchia, però è veramente molto bello e dà molte soddisfazioni. Oltre al fatto che, essendo molto di nicchia, è facile che non si troverà nei prossimi anni, perché avrà sicuramente una tiratura bassissima, perché è molto particolare. Purtroppo non ha un gran pubblico qua. Questi sono i giochi che in Giappone sbancano e che qua non si caga di striscio nessuno. Quindi purtroppo funziona così. Quindi vabbè, dai, detto questo, vabbè, andate a visitare il nostro secondo canale. Ho fatto anche un argento, sono pro. Basta. Andate a visitare il nostro secondo canale, dicevo, mettete mi piace al video e commentatelo se vi sto simpatico, se mi sopportate, se mi volete bene, se ho fatto breccia nei vostri cuori. Adesso basta stronzate, giuro. E niente, che altro dire, niente. Secondo canale l'ho detto, visitate il nostro shop, e basta. Comunque trovate tutto in descrizione, quindi così. Detto questo, io direi che morto. Ecco, col mio continuare, vi saluto. Ciao a tutti!